latino. La testimonianza di questi manoscritti, che attiva, come ho detto in precedenza, solo per singoli testi o gruppi di testi, è quindi solo virtuale, deve essere integrata con quella delle stampe, sulle cui pagine furono probabilmente traslitterate alcune delle loro ultime soluzioni variantistiche. Io non mi nascondo l'azzardo di questa ricostruzione solo indiziaria dell'antigrafo, tuttavia credo che valesse la pena assumersi questo rischio. Spero di non pentirmi troppo della cosa, perché l'apparato genetico è solo in grado di chiarire le ragioni pratiche o biografiche, letterarie o di gusto delle ultime scelte tassiane. Cito per esemplificare un caso minuto, ma sul quale si è molto interrogata la critica tassiana a partire dagli studi metrici di Antonio Daniele, il dittico di madrigali cinquecenteschi, ore fermate il volo ed ecco mormorar l'onde. Allora, come si vede dall'apparato genetico di terza fascia, la struttura metrica e redazionale dei due componimenti antologizzati da Tasso in Osanna aderisce alla redazione della stampa 22 del 1583, piuttosto che alla redazione evolutiva del Chigiano, che li aveva inseriti nella sequenza, che aveva invertiti nella sequenza e trasformati in ballate, la prima polistrofica, la seconda monostrofica, mediante l'aggiunta rispettivamente di tre e un verso. Tuttavia, nella tavola metrica di Osanna, i due componimenti sono erroneamente registrati tra le ballate e solo il primo, ore fermate il volo, è spostato tra i madrigali da una nota tassiana affidata al postillato evolutivo Mi, preparato in vista di una ristampa mai avvenuta delle amorose. In questo caso la critica, discussa in un bel saggio di Davide Colussi, ha parlato quasi indistintamente di una trasformazione metrica da ballata a madrigale cinquecentesco, da forme chiuse alla libertà estrema, in quanto partiva dal presupposto teleologico di Solerti e anche di Caretti della derivazione di Osanna da C. Viceversa, se sulle carte dell'apparato osserviamo come Tasso utilizza nel suo complesso l'edizione della terza parte del 1583, notiamo che dei 25 componimenti condivisi con Osanna, 5 non sono compresi in C e quindi Osanna deve averli desunti dalla stampa o da copie coeve alla stampa, e che per i 20 componimenti passati dalla stampa al Chigiano, Osanna condivide la redazione ultima del Chigiano, ma contaminata con lezioni della stampa che non trovano registrazione nel manoscritto. In tre casi, i due citati, 128 e 129, ai quali si aggiunge il numero 134, invece ignora la redazione chigiana, per tornare alla redazione della stampa più antica. Il fatto si spiega, credo semplicemente, come un caso di postillatura lacunosa, cioè ipotizzando, come si è già visto altrove, un postillato della stampa 22, corretta secondo C, salvo che per i tre componimenti citati. Resta da chiarire perché i due testi siano registrati tra le ballate nella tavola metrica. A questo proposito credo sia utile ricorrere all'autocommento che completa l'edizione, l'ultima questa. Come si legge in corrispondenza del verso 4 e carolando intorno, Tasso associa questo testo, che è in dittico, come si è detto, conseguente, al ballo Corea, in cui eccelleva la canterina mantovana Laura Peperara, alla quale è dedicata la sezione di rime, tutte composte nel 1585-87, tra le quali sono collocati due madrigali antichi dell'83, questi due madrigali. Forse dunque si tratterebbe di un lapsus suggerito dal riferimento al ballo, che nella trattazione teorica della cavalletta, che è contemporanea dell'87, Tasso affermava dovesse sempre accompagnare l'intonazione delle ballate. Credo che questi pochi assaggi possano rendere l'idea della complessità dei comportamenti testuali di Osanna, delle possibilità di revisione critica che l'edizione, con qualche svista, delle quali mi scuso, può offrire. Grazie.
Credo che abbiamo capito le difficoltà e il tempo che ci è voluto per Vania De Maldè per portare a termine questo lavoro così difficile e complicato, ed è molto bello che abbia anche messo in luce i punti critici di questo lavoro, ma ciò che conta, io credo, sia il fatto che finalmente noi abbiamo un libro e possiamo leggere questi testi, e credo che questo sia, come dire, l'aspetto più positivo, e poi altri studiosi interverranno. Ma ci voleva questa prioritaria e fondamentale operazione che per Tasso mi pare sia indispensabile.